Bortolo Caligaro, che è presidente della FIAB, che è Federazione Italiana Bici e Bicicletta, che non è agonismo assoluto, ma è turismo insieme in compagnia. Sì, sì, di Belluno, di Belluno. Non vogliamo allargarci. Quindi ti do subito la parola. Buonasera a tutti. Allora, io sono stato invitato e ringrazio, e il contributo che spero possa servire è quello di mostrare con foto fatte in gran parte l'anno scorso qual è la situazione della percorribilità in questo tracciato, che se c'è tempo ve lo mostriamo tutto da Feltri a Belluno. È un percorso che abbiamo fatto l'anno scorso anche con una manifestazione regionale della FIAB per l'1-Feltre primo anno, che ha coinciso con l'inaugurazione del lavoro di segnaletica fatto dagli amici di Lentiai. E quindi questo percorso, aggiungo a quello che è già stato detto di molto interessante sia da Christoph che da Franco De Bortoli, che il percorso della Claudia Augusta per un tratto abbastanza lungo, quindi da Feltre fino a Bardiès almeno, coincide con quello che può essere uno dei percorsi base per collegare Belluno e Feltre, quindi i due centri più importanti della provincia, in questo caso nella sinistra Piave, che oggi come oggi è il percorso più agevole, anche se ha ovviamente diversi punti un po' problematici. Allora, vedete sulla sinistra, se dovete vedere il puntatore, la strada che arriva da Pedavena, quindi Feltre, e andiamo con la prima foto che la vediamo in periferia di Feltre, e qui è l'imbocco di un ciclabile della zona San Paolo che scende diciamo dal centro di Feltre verso direzione Anzù. Tengo a precisare che la maggior parte delle foto sono state fatte nel percorso da Belluno verso Feltre, quindi le ho rimontate alla rovescia per far vedere qual è il percorso che oggi, ad esempio, chi viene dalla Claudia Augusta da nord, uscendo da Feltre, può prendere appunto questa. Vai avanti, Orfeo. Ecco, qui vedete il cartello sulla destra, c'è già una parziale segnaletica della via Claudia Augusta, andiamo avanti. Qui c'è un pendio molto ripido che, venendo a Feltre, si deve affrontare in salita. Andando da Feltre verso Omel si va in discesa, poi ci si affianca, vai avanti, alla strada statale. Però la cosa interessante è che non si deve entrare in statale. Anche lì sul palo vedete un cartello della Claudia Augusta. Queste sono foto che ha fatto Manuel Moz dell'Associazione Ciclistica PST di Feltre. Andiamo avanti, veloci. Ecco, vedete un particolare del cartello appunto che usa il logo internazionale della via. Andiamo avanti. Qui c'è un sottopasso, siamo nella zona di Anzù, che evita appunto di fare la statale. Qui un altro particolare della segnaletica, appunto, della Claudia. Il problema segnaletica che abbiamo è molto grosso, perché qualcosa c'è ma è un po' confuso. Ecco. Arriviamo alle porte di Busche e qui sulla destra vediamo una corsia, se tu puoi indicare col puntatore, Orfeo, eccola qui, realizzata quando è stata fatta la nuova rotatoria di Busche. Per fortuna almeno si è fatto in modo di collegare il ponte vecchio di Cesana con un invito almeno sia verso Feltre che a questo. Vai avanti alla prossima foto. Ecco, questa, io sto andando verso Feltre, l'anno scorso, però venendo da Feltre, dalla statale si può imboccare questa corsia, vai. E poi vedete il sottopasso per chi volesse andare verso Belluno, ci si avvicina al laghetto di Busca e si va verso Belluno. Invece, ecco qui però devo fare un esempio tra i tanti che troveremo di segnaletica insensata. Questo cartello fine pista ciclabile pedonale non ha nessuna giustificazione. Qui siamo, vedete, dove si divide il ponte, quello per le macchine a sinistra e quello ciclo pedonale vecchio sulla destra. Hanno messo questo cartello perché c'è questo piccolo slargo sulla destra dove al massimo possono andare le macchine di quelli dell'Enel. Quindi dare un'indicazione di questo genere al cicloturista vuol dire fare il contrario di quello che si dovrebbe, perché
Ecco, questo è il Ponte Vecchio, vedete sulla destra quello nuovo. Ecco, prima il Ponte Vecchio era che finiva appena di là, dalla parte di Buschi, adesso almeno c'è questa continuazione che ci consente di evitare il nodo della rotatoria di Buschi, sia che si voglia andare verso prima o verso Petri. Qui siamo alla fine del ponte, siamo all'inizio di Cesano, vai. Ecco, qui diciamo la via Claudio Augusta, in realtà ecco dove è il puntatore Orfeo, lì da dentro a sinistra. Qui ho fatto vedere la piacenza della strada provinciale nuova, e qui andrebbe bene, vedi anche la prossima foto, per chi, indipendentemente dal percorso della Claudio Augusta, viene dal centro di Lentiai, magari non sa dell'ottimo percorso che è stato segnalato l'anno scorso. Ho visto io spesse volte gente in bicicletta con le borse cicloturistiche, non sapendo che a Cesana c'è il Ponte Vecchio e poi almeno la possibilità di evitare il nodo di Busche, se ne va dritto sul ponte con tutte le macchine. Qui sarebbe opportuno che il comune mettesse una segnaletica ciclabile di là. Andiamo avanti, ritorniamo. Ecco, non ci dimentichiamo qualche volta di guardare le bellezze del nostro territorio, il Palazzo Pretorio di Cesano, vai. Anche se queste foto, voglio chiarire, non sono fatte per farci vedere le bellezze del nostro paesaggio, ma per vedere proprio il percorso com'è nelle sue luci ed ombre, noi le ombre sono prevalenti. Comunque qui siamo appena fuori Cesana, poi bisogna attraversare, vai avanti, due rami della provinciale che va verso Treviso, comunque hanno abbastanza visibilità, eccoli qua. E poi ecco qui comincia il lavoro che hanno fatto l'anno scorso gli amici del gruppo Natura Lentiai, la segnaletica che va verso Ronchena e poi si avvicina a Lentiai, quindi consente di evitare, con un bellissimo paesaggio, perché avete visto, vabbè, questa è una delle più grandi pinacoteche della provincia, ovviamente la parrocchiale del paese che ci ospita. Andiamo avanti. Ecco, queste sono foto che ho fatto recentemente, e qui ci sarebbe da aprire un capitolo molto ma molto critico, no? Prima qualcuno ha detto sì, i comuni, tutti quanti, le associazioni di categoria devono contribuire a lanciare il cicloturismo. Bisognerebbe almeno, sarebbe già tanto se non facessero cose che danneggiano invece la percorribilità ciclistica sul nostro territorio, no? Qui siamo all'imbocco della nuova variante di Lentiai che già ha suscitato polemiche. Io che sono piuttosto radicale dico che le strade a scorrimento veloci sono illegali, perché il limite massimo di velocità consentita è 90 all'ora, quindi fare strade che invitano a correre per poi mettere l'autovelox e prendere i soldi della multa mi sembra un gioco perverso, anche perché queste opere comportano un consumo di denaro enorme e una manomissione del territorio pesantissima. Bisognerebbe averle fatte per tempo le circonvallazioni senza continuare a costruire dovunque, ma come strade normali e non a scorrimento veloce. La rotatoria è uno dei peggiori deterrenti per chi va in bici, mentre prima si poteva imboccare la strada di Bardiesi senza problemi, adesso insomma bisogna fare questa rotatoria, a meno che da Bardies non si vada su per Corte Tallandino, che è molto bello, ma insomma comporta un po' di salita, poi ridiscendere dall'altra parte. Andiamo. Ecco, tutte queste opere nuove, sia questa di Bardies come tutte le varianti della provinciale della Sinistra Piave fatte negli ultimi 20 anni, in spregio alle leggi esistenti, sono state fatte prescindendo completamente e anzi danneggiando la percorribilità ciclistica possibile, e anche a piedi, diciamo. Quindi bisognerebbe che tutto il territorio ragionasse anche con gli enti che sono preposti a queste opere stradali, che avrebbero l'obbligo, quando fanno una strada nuova o ristrutturano una strada vecchia, di pensare anche alla ciclabile corrispondente. Viene sistematicamente disattesa dal 98 questa legge, la legge 366, perché fosse curioso, del 98. Bisognerebbe che almeno non facessero danni, questo mi sembra che non sia chiedere troppo, no? Qui si attraversa la provinciale Campo San Piero, la strada che si vede davanti è quella che scende da Tallandino, qui siamo sul ponte di Nave, nel Terche, e qui siamo nella piazza di Mel. Poi vediamo ecco, fino a Bardies, diciamo che il percorso della Claudio Augusta corrisponde con questo che è uno dei possibili percorsi per l'Uno Feltre, oggi come oggi quello che troviamo più agevole. Da me, come vedete, il percorso, la linea rossa si discosta dalla provinciale, che è quella più scura, quindi andando verso Farra, poi c'è il nodo del Ponte Ardo, che è uno appunto
uno dei punti che giustifica il mio accenno polemico di prima. E quindi Trigiana in questo percorso non si passa per il centro, ma ovviamente questa è solo un'indicazione dei percorsi possibili. Chiaramente uno quando ha fatto il Ponte Alto può anche restare sulla provinciale, entrare nel centro di Trigiana. Comunque le foto che vedremo seguono questo percorso. Poi vedete, questi rientri del percorso sono dovuti anche ai corsi d'acqua, che sono uno degli ostacoli principali da superare per andare in bicicletta, ed è particolarmente insensato che la nuova provinciale abbia messo fuori uso sia il ponte Ardo tra Melle e Trecchiana che il ponte sul Cicogna tra Visone e Limana. Qui siamo in vista di Farra, zona bellissima. Questo è il ponte Ardo, adesso la rampa che c'è dalla parte di Trecchiana è stata leggermente migliorata, ma l'entrata nel guardrail, come vedete, è strettissima, oppure vai avanti, si può optare per questo sentiero di mezzo metro, insomma qui proprio non ci siamo. Vedete i due ponti, quello vecchio e quello nuovo? Quello vecchio doveva restare come opera collegata per una mobilità alternativa, non ci voleva granché di spesa se si faceva mentre si facevano i lavori. Farlo dopo ovviamente comporta soldi. Ecco, questo è l'ingresso al ponte Ardo da Trecchiana. Io lo sto facendo in senso inverso, cioè nella direzione del Luna Federe. Poi bisogna comunque ritornare sulla provinciale, e anzi venendo da Federe bisogna attraversarla due volte, e poi si prende una stradina tranquilla che va verso Pialdier. Da Pialdier io lo sto facendo in su, c'è cioè questa rampa piuttosto disagevole per arrivare poi al guado del Tuora. Ecco qui il guado, siamo sempre in direzione di Luna Feltre, comunque l'acqua è bassa. Qui siamo all'incrocio della strada che dal Bivio di San Felice porta al ponte. Questo è un altro punto dolente, Ribano Trecchiana, il lavoro di rifacimento fatto pochi anni fa con parziale rifacimento del ponte è costato 16 milioni di euro in questi 5 km e mezzo tra Ribano e Trecchiana. Non credo nessuno abbia calcolato il rapporto costi-benefici, non so quanti minuti di tempo si siano risparmiati con tutto questo lavoro che ha peggiorato in modo veramente inaccettabile la percorribilità in bici sul ponte di San Felice, che è essenziale perché tra Belluno e Busca è l'unico attraversamento del piano. Qui siamo verso Cavarsico Inferiore. Qui siamo sulla vecchia provinciale dove finisce la strada che arriva da Cavarsico Inferiore. Questi percorsi, come pure quello di Pagogna, Melle, eccetera, potrebbero essere segnalati prendendo l'esempio di quello che vedremo fra poco in comune di Limana. Ecco, qui siamo entrati in comune di Limana, siamo a Pian di Limana, vedete sulla destra la segnaletica che indica anche le località, cioè Pieve di Limana e Cesa. Qui siamo a Pieve. Ecco, questi cartelli non stanno a indicare, come dicevano prima quelli che mi hanno preceduto giustamente, una pista ciclabile vera e propria, cioè esclusa le automobili, ma un percorso consigliato a chi va in bicicletta che almeno si sappia orizzontale. È l'unico comune che l'ha fatto e penso che il suo esempio dovrebbe essere seguito, intanto per valorizzare quello che già abbiamo di percorribile, poi affrontare i punti nodali di dove bisogna fare qualche opera, come quello che abbiamo appena visto, cioè il ponte sul torrente Refos tra Pieve di Limana e Cesa. Questo è riservato, non è permesso per gli autoveicoli. Vedete la segnaletica che è almeno in quella parte del comune di Mana è fatta molto bene perché non ti molla. Ecco, quando si vuole utilizzare una strada aperta al traffico per i ciclisti bisogna dotarla di una segnaletica di questo tipo, limite di velocità, pericolo, attenzione ai ciclisti. Quindi non serve fare opere dispendiose, ma solo volere riorganizzare il territorio in modo che sia percorribile agevolmente in bicicletta. Qui siamo a Cesa di Limana, stiamo tornando all'indietro. Ecco, qui finisce, dove vedete questa ghiaia, la ciclabile che dalla chiesa del centro di Limana scende, e quella sarebbe un'opera da asfaltare, perché andiamo avanti, vediamo che ci sono dei punti piuttosto disagevoli dove è facile cadere. Qui siamo al sovrappasso della provinciale e da qui, venendo da Belluno, diciamo, comincia il tratto pericoloso che sarebbe bene asfaltare. Qui
stiamo sulla strada che va al cimitero di Rimana. Comunque vedete la buona segnaletica, divieto alle moto, divieto alle macchine, riservato a ciclisti e pedoni, poi lì c'è trattori e altri mezzi che possono avere il diritto di passare. Ecco, la segnaletica, anche per chi viene dalla viabilità ordinaria, qui siamo per andare su verso il centro di Rimana venendo da Villa, vedete la tabella marrone, anche se le foto non sono granché, insomma, che ti indica di andare giù per prendere la ciclabile che abbiamo visto prima, quella sterrata, che ci porta su alla chiesa. Prima si passa sotto la chiesa, che c'è una zona un po' che questa da sistemare meglio col parcheggio. Comunque vedete la segnaletica è continua, sì che uno almeno lì per quel tratto non si perde. Anche qui vedete il cartello marrone. Questo non impegna l'amministrazione per dire ti devi aspettare una pista, ma se sei in bicicletta ti conviene andare di là, insomma, siamo al centro di Rimana. Qui un'ottima opera che spero l'amministrazione attuale non voglia disfare come ha fatto quelle sulla strada per Giaon, cioè un rallentatore tra l'altro di qualità fatto con cubetti ben visibili, le macchine sono costrette a rallentare e questo deve essere l'obiettivo principale in certi abitati. Questo è il sottopasso di La Cai, che però non è sulle misure adatte al traffico in bicicletta, più pedonale. Ed ecco l'altra cosa che grida vendetta, il ponte vecchio che sarebbe ancora in ottime condizioni, che collegava Bisogne con La Cai, quello nuovo che lo ha tagliato fuori, vai avanti, adesso lo vediamo nell'altra direzione, qui siamo da Bisogne verso La Cai. Vedete come va a finire il ponte vecchio. Quando si sono fatti i lavori della nuova provinciale, quindi con questo curvone rialzato che poi mette nel ponte nuovo, non sarebbe costato nulla garantire comunque la continuità della strada vecchia che portava su questo ponte venendo da Bisogne. Invece per pura ignoranza e anche indifferenza, cioè questa visione che ci si muove solo in macchina è quanto di più pernicioso ci sia per avere un territorio aperto al turismo come deve essere oggi, cioè un turismo curioso di vedere i posti belli, di andare fuori del traffico, eccetera. C'è cioè questa visione insensata della velocità che poi è un mito che qui non si può realizzare perché ovviamente sì, le velocità su strade normali non possono essere sopra i 90 all'ora. Ecco, qui vedete, io torno indietro un attimo, la traccia di dove passava la strada vecchia. Quindi non costava niente facendo il rilevato, lasciare un piano che permettesse di tenere in rete il ponte di Bisogne. Tengo a precisare che abbiamo fatto fare da un nostro socio ingegnere un progettino, l'abbiamo presentato alla provincia e al comune di Belluno in Sala Freschi, l'importo stimato era di 50.000 euro, questo era 4 anni fa, ma non si è mosso una foglia. Andiamo avanti. E qui siamo a uno dei punti più critici, l'entrata di Belluno, il passo di San Pellegrino, come vedete è strettissimo. Questo è dall'altra parte, vedete la chiesa di San Pellegrino, quindi siamo nella zona di Villa Buzzati. Qui finisce il marciapiede dell'Anconetta, mentre dovrebbe almeno continuare fino alla villa, che è un luogo di visita turistica. E finiamo con l'ultima irrazionalità, qui siamo all'imbocco del ponte della Vittoria, la segnaletica dice che le macchine non possono attraversare il ponte in uscita da Belluno, ma le bici sì, solo che la segnaletica non lo prevede. Ecco, questo è un po' alcuni punti salienti, sia il negativo che anche quello che c'è di positivo nel percorso tra Belluno e Feltre.